Live Social. Ed eccoci di nuovo insieme, cari radioascoltatori. Saluto ovviamente il magnifico pubblico dei social, ai quali invito a condividere questa intervista che sta per partire, dove ci farà da cornice una figura professionale, una figura innovativa, direi. Lei è una garden designer. Vi sto parlando della signora Livia Ricchiari, in collegamento telefonico con noi. Intanto la colgo con un caloroso benvenuto. Livia, grazie. Benvenuta a Live Social. Grazie ancora a te. Sei una garden designer. Ecco, ci spieghi meglio il tuo percorso professionale. Cosa fai nello specifico, Livia? Allora, il garden design non fa altro che realizzare spazi verdi che possono essere sia esterni che interni. Mi viene spontaneo chiedertelo, Olivia, qual è la tua visione del verde? Quanta importanza dai? La visione del verde ha una grandissima importanza. Lo spazio verde, quando una persona, almeno io personalmente, mi trovo in uno spazio verde, mi dà quella sensazione di serenità, pace, e non soltanto, perché le piante, i colori, non è che soltanto il verde, le piante esprimono tante cose, nonostante non hanno un'anima, riescono a trasmetterci tanto. Esatto, un progetto in particolare che mi ha, diciamo, che mi ha dato tanta soddisfazione è stata la realizzazione di un giardino pertinente ad un condominio. Era un palazzo di nuova costruzione e il committente mi ha chiesto di realizzare degli spazi funzionali ovviamente alle sue esigenze, e quindi una zona relax, una zona barbecue, una zona orto legata al barbecue quando si trova lì assieme agli amici, una zona solarium, una zona pertinente al cane, perché il cane fa parte anche della famiglia. Assolutamente. Ha bisogno non soltanto dei suoi spazi interno, assolutamente, quindi ecco, curi quegli spazi comunque importanti, no? Ho conseguito un diploma come garden design, ho frequentato un corso di aree verdi e ortofrutticoltura perché mi dava anche una possibilità di fare uno stage in un bellissimo vivaio, quindi importantissimo mettere le mani sulla terra, avere un contatto proprio con le piante. Certo. La conoscenza delle piante parte proprio da questo. Immaginavo questo. Anche perché bisogna saperle posizionare, c'è la pianta che richiede più luce, la pianta che ne richiede di meno, insomma anche saperle poi gestire, no? Nel momento in cui si va ad allestire uno spazio è importante. Assolutamente sì, non per niente, bisogna sempre comunque affidarsi ad un professionista del verde. Il fai da te alcune volte sì, ti può dare, diciamo, un risparmio, ma alcune volte ha anche diciamo, nel tempo si può, in futuro si può poi, si possono creare dei problemi, si ne pagano le conseguenze. Allora, noi di Live Social ovviamente vi invitiamo a contattare Livia Ricchiari, garden designer, perché appunto è una professionista del settore e ama molto il suo lavoro, lo trasmette attraverso le sue spiegazioni, attraverso, ecco, questi racconti, questi dettagli, questi esempi che appunto, ecco, ci hai fatto notare grazie a questa chiacchierata radiofonica. Passo a comunicare la tua pagina Facebook, LR Garden Design, quindi le tue iniziali. Okay. E ovviamente invito, ecco, a cliccare un like sulla tua pagina per rimanere in continuo aggiornamento, nonché far visita ovviamente alla gallery fotografica del tuo profilo Instagram, garden_design_LR. Non possiamo sbagliarci. Tutto corretto, Livia? Ottimo, correttissimo. Una buona giornata, grazie a tutti voi. Grazie, grazie. Salutiamola calorosamente, Livia Ricchiari, garden design. Ricordo che Livia è stata con noi in collegamento telefonico, tra l'altro da Palermo, e mi anticipava fuori onda che lì ci sono 41 gradi oggi. Beh, ormai la bella stagione è arrivata, quindi mi raccomando, gli spazi verdi devono farci da cornice, soprattutto in questo periodo, ma ovviamente tutto l'anno. Intanto rimanete comodi ad ascoltare la prossima intervista. Live Social continua a rimanere con voi, tanti ancora gli ospiti che ci informano, ci raccontano le loro professioni, le loro storie di vita vissuta. Che bello Live Social, che rimane con voi qui, anche che ci state ascoltando sintonizzati sulle frequenze di Radio News 24. Live Social.